È molto ansiosa, lei soffre molto d'ansia, infatti mi chiama continuamente, mi dice sempre per telefono, chiamami più spesso, c'ho paura che se cado, nessuno sa Che è caduta in che è casa. Come caduto in casa. Per sta facendo questa signora in questo momento? adesso a livello diciamo alimentare, per mangiare, c'ha un po' di scorta da Vecchia, ha casa, però ricevuto i va bene. famosi pacchi che No, stanno tanto assolutamente no. sponsorizzando. Gli hanno detto che se vuole il pacco deve scendere giù al palazzo. Ma lei non può scendere giù al palazzo, la madre, perché lei fa fatica a muoversi. In più, in quel palazzo, da come mi hanno detto gli operatori che stanno lì a intervenire in quella zona, che ci sono delle persone infette. Quindi, se mia madre esce fuori, teoricamente, ma non ce la fa, può anche stare un alto rischio che si infetta. Certo. E con le patologie che ha mia madre, perché mia madre è ipertesa, ha problemi di asma, ha una bronchite cronica, che per sentito dire anche per i vari telegiornali, questo virus colpisce in particolare modo chi ha problemi respiratori, e mia madre ha questi problemi, quindi sarebbe molto più vulnerabile a questo Sì, virus certo. rispetto a chi può essere asintomatico. Tu mi hai detto che questo problema lo hai fatto presente Sì, alle varie associazioni presenti, cioè ho fatto presente alla alla Croce Croce Rossa, Rossa, Protezione che Civile. c'era la Protezione Civile, Vigili Urbani, mia moglie anche con la Guardia di Finanza addirittura. E nessuno si è Stamattina preso. Io allora ho fatto una tante telefonata. promesse. Ma più passano i giorni e più mia madre è lì da sola, che non ha avuto ancora un pacco alimentare, non ha avuto assistenza, è lì da sola e sono molto preoccupato. Sei A molto me mi è preoccupato. stato detto addirittura che se voglio fare io assistenza a mia madre, però mi devo fare la quarantena. Io penso che non ha proprio senso dire una cosa del genere. Cioè mi hanno chiesto di rischiare di infettarmi per fare assistenza a mia madre. Io non ho parole su questa cosa. Io personalmente ho contattato qualcuno della Croce Rossa. Di cui non posso fare nome, mi è stato detto che il caso di tua mamma, da vertici superiori non è stato mai segnalato. E se fosse così, la cosa è davvero molto grave, perché se queste persone si sono recate dalla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alla Guardia di Finanza, eccetera, eccetera, e nessuno si è fatto caso di una situazione in cui abbiamo un'anziana donna confinata, vuoi o non vuoi, causa Covid in un appartamento. Senza generi alimentari, mi sembra che si stia arrangiando con scorte vecchie Sì. e senza l'assistenza di nessuno, detrattori a parte, la cosa è molto 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 grave. Quindi ci appelliamo al buon senso delle istituzioni. Chiunque voglia intervenire, il sindaco pacifico, l'onorevole, consigliere Giovanni Zannini, di farsi carico di questa situazione. Mi possono contattare in privato, io do le generalità di questa famiglia che chiede aiuto alle istituzioni in questo caso, anche perché l'aiuto da loro chiesto non è arrivato da nessuna parte. E per cercare di risolvere questa situazione, quanti anni ha la tua mamma? C'ha quasi 80 anni, Parliamo di una 78. donna di 80 anni che non riesce a deambulare, in questo momento soffre di una patologia, mi sembra, alle gambe, Sì, giusto? può rischiare una trombosi, Può rischiare una credo. trombosi, non deambula, senza generi alimentari, senza nulla, ora, senza nulla togliere il lavoro di tutti i volontari impiegati, diciamo, nella distribuzione dei pacchi alimentari, nell'assistenza, eccetera, eccetera. Ci sono però situazioni in cui nessuno si è fatto vivo. Io una cosa, chiedo scusa, una cosa che Prego. voglio precisare, che io sono stato lì, pacchi alimentari li ho visti, quindi stanno lavorando. Non voglio dire, io non parlo di altre persone che tutti non lo stanno avendo, perché non è così. Ho visto persone che comunque li stanno avendo questi pacchi alimentari, solo che li portano, fanno scendere a tutti quanti giù al palazzo, cosa che mia madre, io, e questo è il problema principale, mia madre non può scendere, non può muoversi da casa. E
E questo è quello Il che voglio problema è dire. che io ho segnalazioni di gente e invito a metterci la faccia come stanno facendo queste persone, che hanno ricevuto poco e niente. Ora, ripeto, senza nulla togliere a chi si sta adoperando in questa situazione, se ci sono delle scorte elementari che non riuscite a distribuire per mancanza di volontari, ci sono tantissimi volontari a casa disposti ad aiutarvi. Mi appello alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e insomma a tutti gli enti impegnati in queste cose. Chiamate i volontari che sono disposti ad aiutarvi. Prendete questi generi elementari, queste scorte che avete in giacenza, arrivate fresche fresche, e distribuitele a tutte queste persone. Perché una cosa è l'emergenza sanitaria, una cosa è fornire assistenza sanitaria, alimentare a chi in questo momento non può muoversi e nemmeno può ricevere la visita dei congiunti. Un'altra cosa che mia mamma mi ha detto Prego. per telefono, che dove abita lei, il piano sopra, c'è un'altra signora che anche lei non può muoversi di casa. Anziana, anche la signora. L'età non lo so, dico la verità, perché io di persona non la conosco, Sì. però mi ha detto che anche lei non sta ricevendo pacchi alimentari, a differenza di mia madre, che mia mamma ci abita fissa lì nel È palazzo. una residente fissa. C'ha l'appartamento, ma non è residente perché lei viene solo la stagione. In estate. Quindi lei, oltre al fatto che non sta avendo i pacchi alimentari, ma lì il problema è molto più, diciamo, grave perché lei non ha scorta a casa. Infatti, mia mamma ha detto: guarda, che se veramente viene qualcuno che vuole portarmi un pacco adesso, io lo faccio, io voglio far andare da questa signora che abita sopra da lei, perché Per per ricevere telefono gli ha aiuto. detto che proprio non sa più come fare, Come mangiare? Possiamo neanche dire il l'acqua in palazzo casa. almeno? Quale È torre? Di quale torre la torre parliamo? numero 5 in Scalà, se non sbaglio. Allora, torre numero 5, Scalà, c'è questa signora a quale piano? Al decimo Al piano. decimo piano, che non riceve un'assistenza alimentare da giorni, non ha Lei nulla a ovviamente casa. c'ha paura di uscire fuori di casa perché sempre per il problema comunque Covid, perché Certo. lì ci sono molte persone, da come mi ha spiegato mia mamma, perché sente anche dei rumori da fuori la porta, Sì. che questi comunque stanno molto spesso fuori, escono fuori alle porte, chiacchierano, parlano. Quindi uscendo fuori dalla porta Ha c'è un paura di un alto eventuale rischio comunque di contagio, di incontrare potersi persone, contagiare. che c'è molta probabilità che sono Perché ci sono infetti. positivi in quella torre, Sì, giusto? sì. Allora, appelliamoci sempre al buon senso delle persone che si stanno adoperando di raggiungere questa persona che risiede al decimo piano della torre numero 5, giusto? Numero civico 5, Numero scala A. civico 5, scala A, la torre sarebbe quella Dove dove c'è ci sono, l'autoscuola Mario? dove c'è l'autoscuola Mario, di portare immediata assistenza a questa donna anziana che non riceve cibo. Ringraziamo tutti, speriamo che qualcuno si possa muovere al più presto possibile. Io cerco adesso di mandare il video immediatamente e vediamo se qualcuno, per contatti, per sapere le generalità di queste persone che non si mostrano, ma non per un motivo di vigliaccheria preciso, Assolutamente. assolutamente no, ma perché c'è una situazione difficile per Arcisirio e purtroppo le persone che in questo momento stanno affrontando questa situazione vivono quasi la condizione di No, appestati. infatti abbiamo paura anche comunque dopo quello che è successo, che adesso lì c'è una situazione che si è creata, che è molto degenerata, quindi Certo. anche vedono che siamo italiani, tra virgolette. Abbiamo paura che loro Delle ci ripercussioni, cercano uno scudo, qualcosa, che uno noi non vogliamo scudo. arrivare a questo. Ragazzi miei, aspettiamo fiduciosi che qualcuno possa intervenire nell'immediatezza praticamente, perché qua non c'è più da È aspettare passato molto niente. tempo già Quanti giorni dall'inizio, sono quasi una settimana. passati? Quasi una settimana da lunedì, quindi invitiamo chi di competenza a dare un aiuto a questa famiglia, anche la signora, ricordiamo che al decimo piano, senza generi alimentari, anziana, per cui non può nemmeno scendere, a parte che non può scendere, però vista la pericolosità di un eventuale contagio, cioè ci sono persone che non riescono comunque a scendere giù per chiedere aiuto e assistenza. Grazie a tutti, un abbraccio amici di Caserta CEP.